Dopo un lungo testa a testa durato un mese con Padova, l'Arechico ha sorpassato l'avversario a 40 minuti dalla fine del campionato per la corsa al quarto posto e adesso ha il destino nelle proprie mani perché vincendo sabato contro Bernareggio arriverebbe uno storico quarto posto in Serie B. Sì, assolutamente sì, non dipendiamo dal risultato di Cesena e visto le condizioni di Cesena ultimamente non bisogna fidarsi troppo, anche se ogni partita fa storia a sé, per cui abbiamo il destino alle mani, contro una squadra che però è la squadra che ci ha complicato la fine del girone d'andata e dopo la partita con Bernareggio, che è stata probabilmente la peggiore in assoluto del campionato, abbiamo avuto la mini crisi di 3 sconfitte consecutive. Contro Lecco la squadra ha mostrato grande carattere, una grandissima rimonta che fa sicuramente ben sperare in vista di una gara contro Bernareggio che non sarà assolutamente semplice. Sì, la nostra tutto sommato era stata una mini rimonta. Io stanotte ho guardato Golden State che era sopra di 31 al settimo minuto del terzo quarto e ha perso con Los Angeles Clippers di Gallinari. Per cui la pallacanestro è uno sport terrificante e crudelissimo. Pensi di aver vinto, però noi non avevamo mai pensato di aver perso. Che tipo di squadra è Bernareggio? Che ricordiamo sabato avrà l'Audone, a cui sono state cancellate 2 giornate di squalifica, ma Faenza riavrà Chiappelli che rientra dopo un mese dall'infortunio. Sì, adesso sono 2 condizioni diverse, nel senso che Laudoni è in completa forma al 100%, era stato tolto per altri motivi dal campo e poi riammesso, mentre purtroppo per noi Gioacchino è fermo da un mese con un infortunio serio. Però è una bella notizia perché questo fa in modo di pensare di affrontare i playoff con l'organico al completo. Bernareggio è una squadra eccellente nei primi 6 giocatori e poi una pattuglia di giovani che a noi all'andata ha fatto molto male, ma che spesso non riesce a completare l'opera dei primi 6. Però i primi 6 sono assolutamente degli ottimi giocatori. Laudoni è il capocannoniere del torneo, diciamo che Pagani in questo momento forse è il pivot più efficace perché con i minuti che ha a disposizione mostra tutto il suo talento fisico e secondo me è uno dei giocatori che la Serie A2 l'anno prossimo guarderà con grande interesse. E poi Baldini e soprattutto il loro playmaker che all'andata ci ha fatto malissimo con il pick and roll. Una partita che per noi sarà attenzione, bisogna prenderli con le molle, perché questa è una squadra che a me piace molto come allenata, come interpreta la pallacanestro. E se riusciamo a vincere non un duello, ma 2 o 3 duelli, allora possiamo dire assolutamente la nostra. Se facciamo come l'andata, facciamo una brutta figura. L'andata ci hanno veramente messi sotto dal punto di vista fisico. Cosa chiedi quindi alla squadra e quali sono le chiavi per batter Bernareggio? Allora, innanzitutto bisogna avere un atteggiamento diverso. L'andata siamo andati lì svogliati pensando che le assenze ci avrebbero permesso una partita assolutamente facile, così non è stata perché Laudoni veramente all'andata era squalificato e non poteva giocare. Bisogna avere un atteggiamento diverso dal punto di vista tecnico, il loro pick and roll centrale è assolutamente una cosa su cui dovremo lavorare tutta la settimana. Poi c'è il pivot basso e la penetrazione e le corse di Laudoni, però probabilmente dal punto di vista fisico siamo una delle squadre che lì potrebbe tamponare meglio. Per quanto riguarda invece i possibili avversari nei playoff, è chiaro che tutto dipenderà dalla posizione finale, se l'Arechico arriverà quarta o quinta, ma si possono comunque già fare alcuni calcoli sulle possibili avversarie che potrebbero spettarci nel primo turno. Allora, ci sono 4 incroci, se si è quinti quasi certamente Vigevano, che probabilmente ha il turno più facile, anche se dire facile l'ultima giornata è sempre uno scommettere sul nulla, però probabilmente Vigevano quarta, per cui se si perde in casa, cosa che non mi auguro, quello è l'accoppiamento quasi fisso. Poi ci sono 3 possibilità di 3 squadre che sono sul 2-0 tra 2 squadre e sull'1-1 con differenza punti pari, per cui si andrà facilmente anche a una classifica avulsa con 3 squadre e lì con il quoziente canestri bisognerà mettersi con la macchinetta per fare i calcoli. Comunque lì in ogni caso c'è una squadra toscana che è San Miniato, che è contraddistinta da una eccellente difesa a tutto campo, una squadra tutta grinta che ha sempre messo in difficoltà qualsiasi tipo di avversario. Poi c'è la Sangiorgese che invece è squadra giovane ma con buon talento e poi c'è Alba del capocannoniere dell'Agnello, per cui anche lì squadre che sono probabilmente abbastanza diverse l'una dall'altra, ma che dal punto di vista fisico non ci pongono delle montagne russe come squadre in questo girone dove ci sono magari dei pivot di 2,10 m. Però squadre competitive, squadre aggressive, squadre bene allenate.